capitato di sentirvi bloccati nel vostro corpo, oppure di alzarvi e camminare e di fare cose, ma state dormendo, oppure ancora di parlare nel sonno? Sì, sicuramente una di queste cose vi sarà capitata. Ciao ragazzi, benvenuti, io sono Lu ed oggi andremo a vedere cose che accadono quando dormiamo. Quando dormiamo il nostro corpo dovrebbe recuperare le energie e riposarsi. In realtà facciamo tante cose durante il nostro sonno ristoratore, anche se non ce ne rendiamo conto. Il nostro corpo fa delle cose che non ricorderemo al risveglio. Anche se dormiamo, il nostro cervello continua a lavorare. Alcune cose che accadono ovviamente durante il sonno sono dei veri e propri disturbi, come l'insonnia ad esempio, e vanno curati, andando da persone ovviamente competenti. Mentre sogniamo succedono tante cose che spesso finiscono per spaventarci o disturbano il nostro sonno. Vediamo perché accadono e quali sono le più strane. La numero uno è la paura di cadere. A chiunque è capitato di avere la sensazione di cadere, che sia dal letto, da un dirupo, da una scala, e di svegliarsi di soprassalto e di avere il cuore a mille. Ecco, questa è una delle cose più frequenti che accade durante il sonno. Per quanto riguarda il sognare di cadere, vi lascio qui il link per vedere il video appunto di che cosa significa sognare di cadere. Ed è una sensazione stranissima, ripeto, credo sia capitato un po' a tutti. Andate a guardare quel video dopo questo, così saprete anche che cosa significa, che cosa succede, perché lì mi pare che ho spiegato anche un po' in tutta la situazione iniziale perché accade questa cosa. La seconda cosa è la sensazione di paralisi. A volte capita che ci risvegliamo ma non riusciamo a muoverci. In genere dura pochissimi secondi, ma questi pochi secondi bastano per farci andare in panico. Anche perché spesso la paralisi del sonno è associata ad allucinazioni legate al sonno, ossia delle cose che stavamo facendo. L'ipotesi più accreditata è che sia una sorta di interruzione della fase REM ed è come se il cervello inducesse una paralisi al corpo per evitare che facciamo i gesti che stavamo sognando e che potrebbero essere appunto pericolosi, tipo se sto sognando di volare, magari mi sveglio e mi lancio. Ecco, un esempio molto banale. E magari potrebbe essere pericoloso per me, potrei farmi male. Vi spiego velocemente anche che cos'è la fase REM. La parola REM significa Rapid Eye Movement, ossia movimento veloce, rapido degli occhi. Ed è quella fase in cui i nostri occhi si muovono velocemente, ma non solo i nostri occhi si muovono, si muove anche il corpo, cambia, diciamo, il corpo. Il battito accelera, la pressione arteriosa aumenta, il respiro diventa meno regolare. In genere avviene ogni volta, cioè ogni notte. Infatti, ogni notte si susseguono dai 4 ai 6 cicli, la durata media di 60 o 90 minuti ciascuno. Ogni ciclo ha la sua fase iniziale di sonno lento, che è chiamato appunto fase NREM, a cui segue una fase di sogno paradosso chiamata fase REM. Sonno paradosso dovrebbe essere quello in cui si fanno i sogni, però perdonatemi, questa cosa non sono molto ferrata. Praticamente il cervello è molto attivo. E quindi vabbè, accadono tutte queste cose. E infatti una delle caratteristiche appunto della fase REM è la paralisi dei muscoli volontari, sui quali non abbiamo controllo. E in questo modo appunto si evita che il corpo possa compiere dei gesti che possono essere appunto pericolosi durante i sogni. Quindi dicevo, in genere la causa la possiamo trovare nell'ansia, nello stress, nell'insonnia, oppure se ci sono delle predisposizioni genetiche. Se inizia a capitarvi spesso, consultate uno specialista. Terza cosa è parlare nel sonno. E qui mi viene in mente mia sorella, che faceva delle lunghe chiacchierate nel sonno, e io sapevo un po' indirettamente i fatti suoi, insomma, veniva a sapere i fatti suoi perché lei li raccontava nel sonno, facendo dei discorsi sensati e lunghissimi. E versi e lamenti capitano più o meno a tutti. Sono delle cose che a volte, non so se avete mai ascoltato qualcuno dormire, ma capita spesso alle persone che emettano questi suoni mentre stanno dormendo. Ma a volte capita appunto che ci sono persone che dicono delle parole precise e sensate, o addirittura delle frasi che sono comprensibili perfettamente ed hanno un senso compiuto. Questo non è un vero e proprio disturbo del sonno, a meno che appunto non inquini la qualità del sonno che fate. Quindi lì magari potrebbe diventare un problema. Possiamo risvegliarci ogni volta che parliamo perché sentiamo le nostre stesse parole. Questo diventa un problema, quindi si riduce la qualità del vostro sonno e magari vi rivolgete a uno specialista. Le cause possono essere sempre le stesse: un po' di ansia, un po' di stress e magari lo stile di vita che fate. Quarta cosa, sonnambulismo. È un disturbo del sonno e chi ne soffre fa dei movimenti o delle azioni senza saperlo e quindi senza rendersene conto. E spesso lo fa ad occhi aperti, ma
Sta dormendo. Infatti, una volta sveglio, la persona che appunto ha un disturbo, ha questo tipo di disturbo, non ricorderà niente. Si verifica in genere in fasi non REM e i rischi per la salute sono relativi al fatto che i movimenti e i comportamenti possono essere pericolosi sia per se stesso che per gli altri. Chi soffre di questo disturbo, infatti, lo sa. Prima di andare a dormire, chiude finestre, chiude porte e nasconde magari le chiavi di casa o dell'auto e ovviamente consulta uno specialista perché veramente può essere pericoloso. Apnea notturna. Durante l'apnea notturna si smette di respirare, in genere per pochi secondi. Si interrompe infatti la respirazione, l'organismo riceve l'allarme e manda segnale al cervello affinché la persona si svegli. E questo spesso avviene senza che la persona che ha le apnee se ne renda conto. Io ho mio marito e mia figlia che hanno apnee notturne, per fortuna, non gravi, nel senso che non devono appunto andare dallo specialista. Non è diventata una sindrome, ecco, perché c'è una vera e propria sindrome dove lì può provocare veramente dei danni alla persona, cioè al cervello, perché la loro non è una vera e propria sindrome, quindi non hanno bisogno di uno specialista o comunque di monitorare questa cosa. Però in alcuni casi va trattata. Nel caso uno se ne accorge, deve comunque consultare il medico. Per questo video è tutto, le conoscevo tutte queste cose. E credo che ci siano anche tanti altri disturbi, alcuni dei quali vanno comunque comunicati al medico, come anche questi, se vedete che sono continui e vi portano comunque a non avere una qualità ottima o comunque buona del sonno, o possono mettere a rischio voi stessi e gli altri, consultate comunque uno specialista che vi può aiutare a dormire in maniera molto più riposante e rigenerante, perché a questo serve il sonno, insomma, per riposare e ricaricarci per la nuova giornata. Spero vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!